Ed eccoci qua, alla fine una o più notturne le dobbiamo fare, perché minaccia di piovere e dobbiamo sistemare ancora un po' di terreno, sperando che non piova. Ora stiamo utilizzando un ripuntatore a 5 ancore che non volta il terreno, ma lo lascia nella posizione in cui si trova, smuovendolo, e quindi facciamo sostanzialmente una minima lavorazione per mantenere intatto la parte più profonda del terreno. Lavorazione che domani, se non piove, o domani dato, comunque quando asciugherà, se dovesse piovere, sarà nuovamente affinata con un erbice rotante e poi seminata con il nostro famoso radicchio scoltellato o radicchio di campo, che viene seminato ora e viene accudito tutta l'estate per essere pronto alla fine dell'estate, insomma. Come al solito, lasciate un mi piace se vi piace, appunto, se vi piacciono i nostri video, e sui nostri consueti canali social, Instagram, Facebook, YouTube e Telegram. Buona visione.